Governo ancora diviso sul lockdown di Natale, dopo aver chiesto sacrifici al paese per poter festeggiare serenamente le festività, a 10 giorni dal 25 dicembre le regole sono ancora da scrivere. Le immagini della folla nella riapertura delle zone gialle hanno generato allarme, mentre i dati continuano ad indicare una frenata della corsa del virus, seppur non come atteso. E così gli italiani non sanno ancora come affrontare le settimane di festa. L'autorizzazione agli spostamenti tra piccoli comuni, già annunciata, è stata sospesa e addirittura c'è la possibilità che l'Italia torni in lockdown totale, come a marzo, per tutte le vacanze di Natale. Ma stamane Conte al quotidiano La Stampa ha ventilato la possibilità non di zona rossa ma arancione rinforzato, con negozi aperti. I numeri dei contagi però non concedono spiragli. Ieri sono stati 12.000, ottenuti da 103.000 tamponi, 50.000 in meno del giorno precedente. Un dato che dipende dalla consueta chiusura domenicale di molti centri di test. Stabile all'11,6% il tasso di positività, cioè il numero di test positivi su 100 tamponi, ma l'indice RT resta sotto l'1%, segno che la curva nella variabilità quotidiana dei dati si sta appiattendo. Stabile il numero dei decessi, 491, per un totale che supera quota 65.000 da inizio pandemia. E continua a scendere il numero di posti occupati nelle terapie intensive, con un lieve incremento nei ricoveri in terapia ordinaria.